Sì, questa è strana. Si vede dove si fa. Ma perché si vede più in qua? Perché non si può vedere. Abbiamo un consiglio molto stringato, perché l'abbiamo ridotto anche in riferimento al pronto intervento che abbiamo messo in campo. Sapete, sul fondo Valle d'Olo c'è stato una. È a seguito delle grandi piogge che ci sono state, l'appello lo fai tu se lo sai. Sì. Allora vi anticipo che visto che siamo in modalità mista, sia per l'appello anche poi per la votazione, vi chiamerò per appello nominale per agevolare la votazione e anche la verbalizzazione. Diversamente dall'altra volta, vi chiedo se siete d'accordo, ci esprimiamo contestualmente sia per la votazione che per l'immediata eseguibilità. Quindi facciamo una votazione in meno, però vi chiamo nominalmente così verbalizzo più in maniera più precisa. Comincio con l'appello. Siamo d'accordo. Benissimo. Pierazzi, Presente. Fontanini, Presente. Pierazzi Maria Elena, Presente. Paisi Giacomo. Presente. Allora, eccolo. Marcolini Riccardo. Presente. Bulgarelli Patrizia. Presente. Castellani Marco. Presente. Barbieri Carla. Presente. Capelli Reste, ci ha comunicato che non riesce ad esserci. Palandri Giancarlo. E Ferrari Franco. Presente. Benissimo. Allora, verifichiamo il numero legale, cioè possiamo procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno. Chiedo al presidente di procedere alla nomina dei tre scrutatori per la seduta di oggi. Marcolini Riccardo, Baisi Giacomo, Sì. Un altro? Franco Ferrara. Sì. Perfetto, grazie. Allora, primo punto all'ordine del giorno, la lettura e approvazione del verbale della scorsa seduta del 19 giugno. Io lascio la parola al sindaco. Allora, la prima è stato il primo consiglio comunale che abbiamo fatto, in cui abbiamo preso atto, il consiglio abbiamo preso atto delle prime, del leader, eccetera, consigliari, che stavano a significare al punto 1 insediamento del consiglio comunale con valida dei consiglieri comunali eletti nelle consultazioni elettorali dell'8-9-2024. Al secondo punto c'è il giuramento del sindaco eletto direttamente nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024. Poi c'è una presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale del sindaco. Elezione al punto 4, elezione dei componenti della commissione elettorale. Punto 5, designazione dei consiglieri in seno alla commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 6. Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo. 7. Definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dei comuni, enti, aziende e istituzioni. 8. Elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale, quali componente il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Distretto Cerano. Se ci sono osservazioni, quindi passiamo loro. Passiamo alla votazione, in questo caso se solo a votazione favorevole dell'approvazione della lettura del verbale senza l'immediata eseguibilità e quindi faccio un giro nominale. Pierazzi, D'accordo, d'accordo. favorevole. Fontanini, D'accordo. Pierazzi Maria Elena, D'accordo. Paisi,
Favorevole. Marcolini. Favorevole. Bulgarelli. Favorevole. Castellani. Favorevole. Barbieri. D'accordo. Palandri. Che non c'è. No, vabbè, Capelli, non c'è Palandri, scusi. Favorevole. E Ferrari. Favorevole. Perfetto, approvato all'unanimità, 10 presenti, 10 favorevoli. Nessuno astenuto, nessuno contrario. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno. Si tratta di una presa d'atto della revisione infraperiodo del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 ed approvazione delle relative tariffe per l'anno 2024. Allora, passiamo a una piccola descrizione delle cose e anche cercare di capire che cosa forse succederà in prospettiva. Perché in Italia le cose certe sono sempre molto traballanti. Tra un po' di tempo dovrebbe arrivare la cosiddetta tariffa puntuale. Quando arriverà la tariffa puntuale, si arriverà. Starà a significare che non pagherà, non sarà più una tassa, quindi non sarà più comune a fare da intermediario tra l'ente gestore, nel caso specifico ERA, e ATAXI, che è quello che gestisce, che fa le gare, eccetera, eccetera, e ci sarà direttamente la fattura dell'ente gestore al cittadino. Quindi dopo ci sarà veramente poco da discutere. E se continuiamo con l'aria che tira, tutti questi cassonetti, tutti quei camion che girano, se non riusciamo ad ottenere una tariffa al chilogrammo unica, io dico per tutta la provincia, sarebbe sufficiente con l'abito di Sassuolo per essere comunque agevolato. Noi in montagna saremo fortemente castigati. Spero che ci sia la possibilità di ragionare su dei correttivi di questo. Hanno rivisto le tariffe del costo di ERA, sapete anche voi che ci sono ormai più cassonetti in giro di persone nel nostro territorio, vediamo tutti questi camion che girano, e hanno aumentato, devo dire, credevo molto peggio, hanno aumentato leggermente il costo, però secondo me è solo tra un po' ce ne accorgeremo, non voglio essere quello che porta ieri. Stiamo parlando di una rivisitazione sostanzialmente delle tariffe da parte anche dello studio a cui appartiene, si chiama RERA, che ha rivisto tutte le cose in base alle nuove tariffe presentate al nuovo piano dei costi di ERA, è un aumento di circa il 3% all'anno. Se si fermano così, va anche bene. Il comune chiaramente finché fa da, come dire, da intermediario, da ente fa l'Equitalia di un tempo, l'Agenzia delle Entrate di un tempo, prelevi i soldi, poi li trasferisce a ERA, per ERA è una grande agevolazione perché si prende i soldi anche di chi paga, perché qualcuno non paga, c'è sempre il percorso e poi meglio di me, alla mente molto più fresca di me su questi argomenti. Quindi questo è quello che succede, ci sarà un leggero aumento delle tariffe dei rifiuti. Se ci sono osservazioni, purtroppo noi non siamo altro che dei soggetti passivi di imposta. Le osservazioni vengono da quelli che non abitano sempre qua, che dicono che è una tassa assurda, troppo elevata. Io, per i rifiuti che facciamo noi in poco tempo, in arco dell'anno, non ha nessun senso, però questo diciamo sono le lamentele che si sentono in giro per quanto riguarda i rifiuti e i cassonetti messi in mezzo. Nessuno di noi controlla se vengono, se non vengono, se affittano, se affittano, sì, eccetera, eccetera. Quello che succede è questo, che se non si arriva ad avere la tariffa unico, uguale per tutta la provincia o quasi, se quelli che hanno la seconda casa non pagano più perché ce ne sono tanti case chiuse che pagano, case chiuse, così. Insomma,
Ce ne sono tanti di fabbricati che pagano e la gente non c'è. Il giorno in cui smetteranno di pagare, paghiamo solo e pagano solo i residenti, diciamo che diventa un bel disastro. Io l'ho sempre chiamata, perché questa è una lamentela di sempre, una tassa di solidarietà da parte di chi non vive qua nei confronti di chi vive qua. Poi capisco che viene interpretata. Ora, dire che non pagheranno quel che hanno in seconda case non sarà vero. Perché sarà, no, posso finire. Sì, sì. No, non sarà vero perché la legge non prevede questo. Prevede che o muovi la casa, stacchi le utenze, e poi non paghi più mangiare. Non è vero. Ma loro lo fanno, tanti non lo faranno. L'altra cosa che volevo dire del discorso che non sarà più il comune che farà un casso della tassa, almeno un aspetto positivo ce l'ha, che il contenzioso con chi non paga se lo gestisce. Quindi quello dal mio punto di vista è utile. Il resto, come diceva, commentava il sindaco, io chiedo la maggioranza di considerare attentamente affinché le tariffe possono essere in linea tanto qua quanto solo. Poi non era, da quello che so io, in costante sperimentazione di tante cose. Perché noi, qua da noi, quando ha installato il cancelletto e l'apertura elettronica, li ha chiusi subito. Nell'altra valle sono ancora bene. Tu vai là, è già aperto. Vigilante su questo. Avevate chiesto un'ultimazione di questo. Non so, l'ultima riunione è stata fatta prima delle elezioni, ha partecipato l'assessore competente, però non ci ha detto nulla. Comunque io spero che, visto che dicevano in campagna elettorale, Moda neanche Sassuolo, che avrebbero voluto rivedere, anche se loro parlano di cose diverse, avrebbero voluto rivedere un attimino questo confronto con Atersir, perché erano fatto che prendere la gara fatta da Atersir e segue quello che è stato stabilito all'interno della gara. Atersir, che è l'ente regionale cui fanno parte i comuni, è il luogo in cui si discute, ognuno col peso che ha. Però insomma, se si discute, si esprime la propria opinione, può anche darsi che ci sia anche l'ascolto. Se non si discute, chiaramente non c'è anche l'ascolto. Poi è vero che non saranno mai esonerati del tutto, poi quello che capiterà lo vedremo. Comunque è vero che è improbabile che siano esonerati del tutto. Però se tutto va a gravitare in maggior parte sul residente, non è una bella sorpresa, non è un aiuto a vivere in lontano. Se ci sono altre osservazioni, quindi abbiamo perso. Eccomi, ci sono. Okay. Procedo a chiamarvi, allora vi chiedo di esprimervi sia per la votazione che per l'immediata eseguibilità. Se non ci sono problemi, vi chiedo di esprimervi con un favorevole ad entrambe, diversamente esplicitate la vostra determinazione. Grazie. Un favorevole. Entrambe? Favorevole a entrambe. Perfetto. Fontanini? Favorevole a entrambe. Grazie Maria Elena. Favorevole a entrambe. Paisi? Favorevole a entrambe. Marcolini? Favorevole a entrambe. Bulgarelli? Favorevole a entrambe. Castellani? Favorevole entrambe. Barbieri? Favorevole entrambe. Palandri? Astenuto. Astenuto. Ferrari? Astenuto. Astenuto. Ok. Allora, l'esito della votazione è 10 presenti, 8 favorevoli, 2 astenuti, è approvata. Possiamo passare al prossimo punto all'ordine del giorno. Si tratta della ratifica
della quarta variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-26 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con atto numero 45 del 2024. Lascio pure l'illustrazione al sindaco. Si tratta semplicemente di una variazione di bilancio per provvedere a pagare, chiamiamola così, la liquidazione del sindaco. No, lavori sono urgenti, lavori sono al punto di uccidere. Quella per il bilancio per lavori su emergenza avete 20 calamitosi. Davo per scontato questo, non ho parlato di questo. Quella non è possibile deliberare per quella delibera perché non è arrivato il parere da parte di il parere da parte del revisore contabile. Io quello che avete mandato in seconda battuta, che avete tolto il punto 2 e il punto 1. No, poi anche quello è stato eliminato, anche quello della sommergenza. È stato inserito. Non si vede che non l'ho scritto. Non è arrivato. No, quello è stato eliminato perché mancando la ragioniera, insomma, ci sono stati dei problemi, quindi passeremo alla prossima. Qua si tratta dei soldi, dei quattrini che vanno. Io, se siete d'accordo, se non è stato spedito all'ordine del giorno, si può inserire. No, se non è all'ordine del giorno, no. Io ho ricevuto l'elenco ovviamente tramite mail, non ho contezza di cosa sia stato effettivamente notificato ai consiglieri. Probabilmente se vi è stato notificato, ma non è sicuramente il punto numero 3. Provate a vedere se è il punto numero 6 o 7. L'ultimo che è arrivato è l'ultimo arrivato. Ah, non dalla sommella che non mi vengono. Allora il punto 5 viene, non c'è questo consiglio, è rimandato al prossimo. Quindi l'altro della liquidazione del dottor Pottella, se è l'ordine del giorno, io sono d'accordo di votare, comunque anche se per il segreto farlo, ma lì cosa c'è. Tu Alberto, il terzo punto cos'hai come ordine del giorno? Ah no, io l'ordine del giorno mio l'ho aggiornato oggi pomeriggio perché quando ho tolto materialmente avevo anch'io questo i lavori di somma urgenza, l'ho tolta, inizialmente ne avevo 4. Poi adesso non so, il problema è che non mi chiedo se era stato notificato a loro. Un conto è quello che inviano a me, un conto è quello che viene allegato alla convocazione. Sì. Io devo dire che in questo si è allegato Roberta, cioè. Allora, c'è rimandato il punto 3, e c'è il punto 4 che è diventato il punto 3. Qua c'è, io non so se... No, ma non è arrivato. Perché questo, forse è questa quella variazione lì, che è arrivato, forse è l'ultimo punto, quindi dovrebbe essere il nono. Ok, è arrivata. Questa qua non l'ho fatta nulla. Ok. Allora, io lo sto provando ad aprire adesso, un secondo.
Io qua ce l'ho scritto, poi... Sentiamo il parere del segretario. Datemi un secondo. No, ce l'avete. Ce l'avete tutti. Adesso sono entrato nel vostro gestionale. Nella prima convocazione era il punto numero 6. Ma se c'è, approviamo così. Dunque. Ma il punto numero 6 della vecchia convocazione era sempre una variazione, la ratifica della variazione. Esatto, è questa. Guardate, ve la condivido un video. Ok, io posto. Allora. Eccola qua. Questa è la convocazione, la vedete? Sì, è lì. Ah, scusate. No, lo vediamo di là, qua c'è la commissione che fa quello del ping-pong. Sì, di là. Comunque, era il sesto punto, la revisione numero 4 alla previsione di bilancio finanziario 2024. Quindi materialmente c'era. Poi, adesso... Visto l'oggetto, penso non ci saranno difficoltà a discutere del punto, ecco, visto il contenuto, però volevo avere anche contezza che l'avessero avuto il documento i consiglieri, ecco. Bene. Nella sostanza si tratta della variazione di bilancio al fine di predisporre gli stanziamenti per la liquidazione dell'indennità di fine mandato spettante al sindaco a seguito della cessazione del primo mandato avvenuta il 10/6/2024. Quindi si tratta di indennità previste ovviamente per l'incarico che ha svolto. Lui è l'amministrazione precedente ovviamente. Se non ci sono osservazioni, io anche per questa ultima votazione vi chiedo di esprimervi sia per la vostra determinazione anche in merito all'immediata eseguibilità. Possiamo procedere? Sì. Ok. Pirazzi? Favorevole ad entrambe. Montanini? Favorevole ad entrambe. Grazie Maria Elena. Favorevole ad entrambe. Baisi? Favorevole ad entrambe. Marcolini? Favorevole ad entrambe. Bulgarelli? Favorevole ad entrambe. Castellani? Favorevole ad entrambe. Barbieri? Favorevole ad entrambe. Palandri? Favorevole ad entrambe. E Ferrari? Favorevole ad entrambe. Benissimo. In questo caso 10 presenti, 10 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Perfetto. Io ho esaurito i punti all'ordine del giorno. Esaurito. Loro siamo a posto così. Per quanto riguarda le deliberazioni, sì. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona serata. Volevo cogliere l'occasione per informarvi che Alberto, il comune di Mirandola, ha dato l'approvazione perché continui con noi un po' il suo percorso come segretario. Grazie. Ah, già che ci sono, vi lo dicevo agli assessori l'altro giorno in una brevissima giunta, ma adesso che ci siete a tutti, ne parlavo anche con Francesco qualche giorno fa telefonicamente, bisognerà istituire e comporre le commissioni consigliari, certo. Ai sensi del nostro regolamento. Lo scorrevo anche prima, insomma abbiamo tre commissioni consigliari: lavori pubblici, urbanistica, bilancio, la lettera A, la lettera B, cultura, turismo, sport, volontariato, associazionismo, e la lettera C, una commissione consigliare dedicata ad ambiente ed energia.
ovviamente rappresentando maggioranza e minoranza proporzionalmente, con, come da regolamento è opportuno procedere alla nomina di queste commissioni. Direi che sarebbe, possiamo metterlo in programma per i prossimi consigli, insomma. Certamente. A posto. Comunicazione di servizio, diciamo. A posto, allora. Sì, grazie. Buona serata. Grazie anche a Francesco. Oggi va anche meglio. Ma sai, il coronavirus è venire con la mascherina. Buonasera. No, no.